visto nei giorni scorsi un atteggiamento vergognoso verso questo corteo, un corteo che fa paura ai palazzi, a quei 27 capi di Stato europei che oggi sono a Montecitorio a spese nostre a festeggiare un'Unione Europea che, per chi ha la mia età, per la nostra generazione, ha rappresentato soltanto miseria e umiliazioni. E allora hanno provato a costruire un corteo di dementi violenti senza faccia, ma lo sappiamo qual è la violenza: 40% di disoccupazione giovanile in questo paese, 5.000 morti nel Mediterraneo soltanto l'anno scorso, 100 famiglie sfrattate al giorno, il pareggio di bilancio, i tagli nei servizi, le leggi che salvano le banche e lasciano col culo per terra i risparmiatori. Questa è la violenza. Si vede che oggi c'è stato una piccola parte di quei giovani che tutti si chiedono, dicono: ma dove sono? Perché non protestano per i loro diritti? Beh, sono lì, eravamo in tanti, venuti da tante parti d'Italia, avvenuti a nostre spese per pensare... Vieni qua, Manu. Venuti a nostre spese qui a manifestare contro un'Unione Europea che consideriamo ingiusta, contro chi verso la nostra generazione ha dato soltanto politiche di immiserimento. Noi siamo una generazione disillusa, è vero, ma una cosa l'abbiamo capita: abbiamo capito che non c'è niente di buono da aspettarsi dai nostri governanti, che quello che sono i nostri diritti, quello che ci spetta, abbiamo la possibilità di averlo soltanto se usciamo per strada e lo pretendiamo lottando tutti insieme. Hanno provato a dividerci da questa città, a dire che calavano i barbari sono in questo momento a Montecitorio. Si vede che la questura aveva già scritto il copione di questa giornata, volevano un po' di bei titoli da mettere domani. Le cose non sono andate come speravano, non c'è stata nessuna tanto millantata devastazione del quartiere Testaccio come tanto si sono riempiti la testa nei giorni scorsi, ripresi a pappagallo, senza nessun tipo di critica da parte dei giornali, che non sono neanche venuti a chiederci perché oggi scendevamo in piazza. Le cose sono andate diversamente e allora si vede che c'è qualcuno che non l'ha presa tanto bene e ha deciso di fare una provocazione inaudita contro questo corteo, spezzare la sua componente più giovane, degli studenti, dei precari, dal resto dei lavoratori. Qualcosa di assolutamente inaccettabile. Abbiamo tenuto i nervi saldi, la testa fredda, e abbiamo fatto indietreggiare la polizia. Si riempiono tanto la bocca con la parola democrazia, ma qui c'è un esercito schierato contro di noi, un esercito schierato a difesa di persone che basta andare in qualsiasi bar per sapere quale inimicizia c'è contro chi ci governa. E allora, se pensano di reprimere il dissenso, di farci stare zitti, hanno capito malissimo come andranno le cose. Adesso chiediamo di uscire da questa piazza, da questa conca dove ci hanno messo senza nessuna possibilità di uscita. Ci hanno chiamati professionisti della violenza, i professionisti della violenza hanno il casco e il manganello, prendono uno stipendio per fare quello che fanno, ossia impedire di manifestare, ossia prendere un'intera generazione e provare a umiliarla, ma noi la testa l'abbiamo alta e abbiamo ben chiari i nostri obiettivi.